Ciao a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vi parlerò di un libro che ho letto recentemente, Vita di Melania Mazzucco. Ma prima di entrare nel vivo della materia, diciamo, vorrei raccontarvi come mai ho deciso di dedicare un video proprio a questo libro. Allora, qualche settimana fa una delle persone iscritte al mio canale, Liliana, mi ha lasciato un commento sotto uno dei video precedenti, appunto commentandomi, dicendomi quello che pensava del video, e alla fine di questo messaggio mi diceva: mi piacerebbe che facessi una recensione del libro Vita di Melania Mazzucco. Allora, io devo confessare che non avevo letto questo libro, non lo conoscevo, quindi sono andata a informarmi un po', ho cercato qualche informazione, ho visto che in effetti poteva interessarmi, quindi l'ho comprato immediatamente, l'ho letto. Ho risposto naturalmente a Liliana dicendole che la ringraziavo per il suo messaggio, che stavo leggendo il libro e che avrei fatto un video, come lei mi chiedeva, appunto con una recensione su questo testo. E quindi eccomi qui oggi con questo video. Ringrazio naturalmente Liliana per il consiglio di lettura, perché il libro in effetti mi è piaciuto, e soprattutto la ringrazio, insomma, per avermi dato questa dimostrazione, ora non dico di fiducia, ma se non altro di interesse, nel momento in cui mi ha chiesto il mio parere appunto su questo libro, che ora sono contenta di condividere con tutti voi, invitandovi a lasciarmi sempre dei commenti con le vostre opinioni, le vostre reazioni ai miei video, con delle domande. Insomma, sarò sempre contenta di leggervi e di rispondervi. Quindi ora veniamo a noi appunto con questo libro. Vita di Melania Mazzucco è un romanzo che è stato pubblicato da Rizzoli nel 2003 e che nel 2003 ha vinto il premio Strega, quindi ha avuto un grande successo, è stato tradotto in molte lingue. Io l'ho letto in questa edizione Einaudi, eccola qui, ve la faccio vedere più da vicino. Allora, si tratta della storia di due bambini, due ragazzini, Vita e Diamante, che emigrano in America nel 1903. Quindi questi due bambini partono dal porto di Napoli e sbarcano a New York nel 1903, venendo catapultati in una realtà che nel bene e nel male non avrebbero mai potuto immaginare. E sono costretti a crescere in fretta, qualunque cosa crescere possa significare in quel contesto. Attraverso la storia di questi due protagonisti e attraverso la storia anche di tutta una costellazione di altri personaggi, Melania Mazzucco descrive un momento preciso e un fenomeno storico preciso, che è quello appunto dell'emigrazione, in questo caso dell'inizio del XX secolo, oltre ad affrontare un tema invece più generale, più universale, che è quello del sogno di una vita migliore. La prima cosa importante da dire è che il personaggio di Diamante è ispirato al nonno dell'autrice, per cui la spinta, diciamo, fondamentale alla stesura del testo è stata proprio quella di ricostruire e di sottrarre all'oblio la storia del nonno, per quanto riguarda appunto l'autrice, e di rappresentare attraverso questa storia individuale quella che è stata la storia di molti. La postilla scritta dall'autrice, datata 2013, che si trova in coda al testo di questa edizione Einaudi, è in effetti illuminante su molti punti fondamentali, tra cui appunto la genesi e l'intenzione del testo. L'autrice scrive: «Mio nonno era emigrato per fame, come milioni di italiani. Da bambina mio padre mi aveva raccontato la sua odissea, ma io l'avevo dimenticata, come aveva fatto il mio paese. Tutti noi avevamo operato, inconsapevoli o deliberatamente, una chirurgica rimozione della memoria, come se l'emigrazione fosse stata una vergogna nazionale da cancellare. La ferita si era rimarginata, lasciando una cicatrice indelebile, ma invisibile, segreta, individuale». E poi, poco sotto, continua: «Nel corso degli anni 90 mi resi conto che quella rimozione era un delitto e anche uno sperpero, come se avessimo seppellito il nostro unico tesoro, la memoria di noi stessi, il sogno collettivo e rivoluzionario di migliorare la propria vita, la forza travolgente di un popolo giovane disposto a morire per vivere, l'energia coraggiosa di una scelta perseguita a ogni prezzo, fosse pure lo sradicamento, la perdita, la malattia. Un'esperienza dolorosa e insieme esaltante, preziosa, che avrebbe potuto renderci migliori ora che eravamo divenuti l'America degli altri». In effetti l'autrice ha svolto un lavoro di indagine storica estremamente impegnativo, ha consultato archivi, documenti, e questo è chiaramente uno dei valori aggiunti del romanzo, cioè il valore di testimonianza storica rispetto al fenomeno dell'emigrazione. La Mazzucco usa una formula stupenda per spiegarlo così:
Per anni, tra scoperte e delusioni, a poco, con pazienza, ho raccolto ciò che resta di una vita quando non resta niente. Ora, questo binomio scoperte e delusioni ci porta a affrontare un altro tema importante, che è sapere cosa c'è di veramente storico, di provato storicamente, e cosa c'è invece di inventato in questo romanzo, ovvero dove si situa esattamente il confine, la frontiera, la linea di separazione fra ciò che l'autrice ha potuto provare con certezza nei documenti storici, nelle testimonianze a cui ha potuto accedere, e cosa invece c'è di inventato, cosa lei ha dovuto o voluto inventare laddove i documenti, le testimonianze non davano risposta a certe domande. E lei stessa risponde a questa interrogazione proprio nella postilla che stavamo citando poco fa, e dice che effettivamente non tutto ciò che viene raccontato nel libro è avvenuto così come viene descritto, e che ci sono parti che sono frutto appunto della sua immaginazione. Lo spiega così: date, luoghi, persino fatti restavano frammentari e contraddittori, i vuoti incolmabili. Col passare del tempo mi sono resa conto che non sarei mai riuscita a ricostruire con certezza quelle vite e quelle storie. Il tempo le aveva sbriciolate. Esse erano irrimediabilmente perdute. Potevo solo immaginarle. Il passato della mia famiglia e di noi, che io volevo tanto accanitamente ritrovare, era solo un mucchio di macerie, un luogo deserto, come un villaggio che la guerra avesse distrutto. Potevo ricrearlo solo credendo nell'utopia della scrittura. E ancora, nel romanzo la leggenda familiare e orale e la verità storica coesistono, si intrecciano fino a sovrapporsi. Per quanto riguarda lo stile e la forma, devo dire che questo è sicuramente per me uno dei punti di forza del libro, se non il più grande punto di forza, nel senso che l'autrice ha una scrittura, uno stile fantastici, una scrittura molto elegante, molto raffinata, molto ricercata, con un bellissimo uso della parola, delle immagini, della metafora. Per quanto riguarda la struttura, diciamo che la struttura non è lineare, non segue l'ordine cronologico, per cui diciamo questo contribuisce a dare una certa complessità che può in qualche caso determinare, diciamo, una difficoltà nel seguire la trama o generare qualche confusione, o se non altro questo è quello che è successo a me, anche perché il testo è molto lungo. Quindi, per riassumere, i punti deboli, per così dire, del libro, sapendo che in realtà non si tratta, diciamo, di difetti oggettivi, ma più che altro di punti che corrispondono meno al mio gusto, sono certamente questa struttura, perché mi sembra che una struttura più lineare non avrebbe tolto nulla, avrebbe anzi dato leggibilità a un testo che, appunto, come ho appena detto, è anche molto lungo. Ovviamente la qualità letteraria di un testo non si misura mai con il numero delle pagine, e il fatto che un testo sia lungo non è mai un merito o un demerito, una qualità o un difetto in sé. Tuttavia devo dire che io personalmente tendo ad apprezzare molto delle forme un po' più raccolte, delle forme capaci di concentrare una grande quantità di senso, di significato in un numero più ridotto di pagine. Ciò non toglie poi che in realtà ci sono libri lunghissimi di centinaia e centinaia di pagine che adoro e che considero grandi capolavori, però ecco, in generale tendo ad apprezzare delle forme appunto più raccolte. Un secondo punto, così diciamo debole a parer mio, e ne abbiamo già parlato prima, è proprio il fatto di non poter situare chiaramente il confine, la separazione fra fiction e non fiction, fra quello che è reale, vero, provato, e ciò che è invece frutto dell'immaginazione dell'autrice. Allora, in realtà in letteratura non c'è niente di più normale, non c'è niente di più tipico e non c'è niente di più legittimo, cioè questa frontiera fra reale e immaginato spesso non è chiara, non è netta, e non c'è motivo per cui debba esserlo in realtà, no? Cioè c'è una grande permeabilità in questo senso tra reale e inventato, e anzi tutto questo è il bello della letteratura, se vogliamo. In questo caso specifico questo elemento mi ha un po' disturbata, nella misura in cui sappiamo, perché l'autrice lo ha dichiarato, che l'intento è quello di ricostruire la storia e la vita di suo nonno. C'è dietro questo testo un lavoro propedeutico enorme di ricerca storica, molto molto approfondita,
Tutto questo fa sì che, appunto, in questo caso specifico, il fatto di non sapere quali elementi siano realmente accaduti così come vengono riportati e quali altri invece siano venuti a completare le lacune lasciate, diciamo, dalla ricerca storica, laddove questa non ha potuto rispondere a tutte le domande, in questo caso specifico e per questa ragione questo elemento mi ha un po' disturbata come lettrice, mi è piaciuto meno. Mentre per quanto riguarda i punti di forza, sicuramente, come dicevo ora, lo stile e la scrittura, che sono di un grandissimo spessore letterario, e secondo grande punto di forza il modo in cui viene affrontato il tema dell'emigrazione, in particolare con un realismo e una crudezza anche che riescono a rendere magistralmente la violenza, i soprusi, le umiliazioni, le frustrazioni, la miseria, le difficoltà, le sopraffazioni, anche l'illegalità, tutto ciò in cui i personaggi si muovono nel momento in cui sbarcano in America, perché l'America non li stava di certo aspettando a braccia aperte. Con questo concludo, vi invito naturalmente a leggere questo libro se pensate che possa interessarvi. Ringrazio ancora Liliana che, appunto, grazie a un suo messaggio lasciato sotto un mio video, mi ha permesso di scoprirlo e di poterlo condividere con voi. Vi invito, come sempre, a mettere un mi piace a questo video, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, a lasciarmi dei commenti, soprattutto fatemi sapere se avete già letto questo libro, cosa ne pensate, se vi è piaciuto oppure no. Noi ci vediamo presto con la prossima pubblicazione, vi mando un bacio.